Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono BeneFabio03. Oggi vediamo l'unboxing del secondo Google Home Mini e andiamo ad aprirlo. Allora, io qua, vabbè, l'ho già aperto, c'è la linguetta qua sotto. Andiamo ad aprirlo ed eccolo qua, il secondo Google Home Mini. Guardate che è come l'altro, l'ho preso anche nero l'altro. Però ora lasciamo da parte Google Home e andiamo a vedere nella confezione. Tirando su questa cosa che buttiamo via, c'è un piccolo manuale di istruzioni che non userò mai e il cavo di alimentazione, e poi sotto non c'è nient'altro. Allora, mettiamo via la scatola e concentriamoci su di lui. Allora, adesso lo andrò subito ad attaccare alla corrente. Allora, prendere la spatta. Allora, andiamo a attaccare il Google Home. Lo andiamo ad attaccare qui. Adesso farà la sua accensione. Intanto noi andiamo a vedere che su sull'app Google Home. Allora, adesso andiamo su Google Home. Come vedete si sta accendendo. Ha trovato un nuovo dispositivo. Ti diamo il benvenuto in Google Home. Per iniziare, scarica l'app Google Home su un telefono o tablet. Adesso si sta facendo la configurazione. Colleghiamolo solo alla rete wifi. Se no. Ok. Continuiamo con la configurazione. Adesso si sta connettendo alla rete wifi. Ok, si è connesso. Prima di utilizzare noi facciamo avanti, tanto questa qua non interessa. Ok, adesso facciamo accetto. Adesso dobbiamo attendere che faccia tutta la roba. Ora ci registriamo. Continuiamo. Adesso fa il solito aggiornamento. Ragazzi, dopo aver fatto la configurazione torneremo all'immagine, alla schermata home, e quindi se andremo a schiacciare questo pulsante qua sopra, qua vedremo che ci sono due dispositivi. Allora andiamo a dovremmo andare a rinominare il dispositivo, però io adesso l'ho configurato per bene
come ho configurato l'altro, e quindi accende anche le luci della scrivania. E per farvi vedere che ne ho due e non è quello, il microfono è disattivato dell'altra volta, vi faccio vedere che se io adesso dico ok Google, spegni le luci, il telecomando va bene, spengo il dispositivo luce scrivania, e come vedete questo qua avevo disattivato il microfono, come vedete ci sono le quattro luci rosse che dicono che il microfono è disattivato, e quindi il microfono, questa, l'audio del microfono, questa non è stata una bufala. Allora adesso nel Google Home 2, quindi questo qui, che adesso andiamo a rimettere a posto, andiamo a mettere il suono come ho fatto con lui, con l'altro, scusate. Allora, adesso appena lo trovo. Allora, dopo aver fatto, dopo essere entrati qua, mi raccomando, bisogna avere per forza l'applicazione aggiornata per alla massima, l'aggiornamento massimo. E dopo essere entrati qua, andiamo su altoparlante. Adesso si sta connettendo. Gli cambiamo il nome e mettiamo e lo salviamo. Poi gli possiamo fare anche tante altre cose, come vedete ci sono veramente tante cose che si possono fare. Equalizzatore, mettiamo i bassi al massimo, alziamo un po' gli alti. Ragazzi, io veramente tutte queste cose non le avevo viste quando avevo configurato l'altro dispositivo. Adesso voglio vedere per mettere i suoni, perché a me serve che ci siano anche i suoni. Allora, ok, basta andare su accessibilità e poi ci sono tutte le cose. Quindi adesso andiamo a provarlo, quindi tolgo via l'audio, il suono del microfono al Google Home che ho qui in camera. Quindi il microfono è disattivato, come sentite ho disattivato il microfono. E ora proviamo dicendo ehi Google, buonasera, eccomi, cosa posso fare per te? Niente, tranquillo. Oh, ok. Poi adesso andiamo a provare anche lo Spotify, andiamo a provare se si sente bene su Spotify. Quindi ehi Google, metti un po' di musica da Spotify. Ok, metto un po' di musica da Spotify. Adesso vediamo se funziona. Come sentite, l'audio si sente anche molto bene.
e io sul mio computer ho mi ha rilevato comunque il Google Home me l'ha rilevato. Adesso noi dal computer, che non vi sto a far vedere adesso, metto di nuovo in play. Adesso abbasso un po' il volume perché vi volevo far vedere l'equalizzatore. Volevo cambiare l'equalizzatore del Google Home. Ah, qui vabbè, abbiamo delle informazioni. Ragazzi, l'app di Google Home si è aggiornata adesso. Allora, andiamo qui, mettiamo impostazioni generale. Allora, questo qui è quello che io adesso ho in camera qua. Salviamo. Ora andiamo a cambiare l'equalizzatore che avevo visto qua. Quindi alziamo il volume e vi faccio vedere. Scusate, ma ha fatto una cosa che non doveva fare. Adesso aspettiamo e poi... Beh, ragazzi, come avete visto, ecco qua. Andiamo su. Ragazzi, mi è sparito l'equalizzatore. Ragazzi, si è messo in pausa, non so perché, io non gli ho detto niente. Allora, abbassiamo il dispositivo, il volume, scusate, del dispositivo, e andiamo a trovare di nuovo il... Ragazzi, mi è sparito l'equalizzatore. Vabbè, ragazzi, come avete visto prima, comunque si può fare. Si può cambiare anche l'equalizzazione. Per fortuna io sono riuscito a cambiarla abbastanza. Ragazzi, mi è riapparso equalizzatore. Ok, ragazzi, adesso rialziamo e vi faccio vedere. Alziamo al massimo. Adesso abbasso tutto il volume perché se no già adesso mi sa che il copyright sta andando avanti a velocità mostruose. Adesso mettiamo una musica che non è copyright, quindi ok. Quindi adesso alziamo il volume un attimo e mettiamo, come sono a caso, e adesso sentiamo qual è. E andiamo ad alzare e abbassare gli alti, per esempio, così si sentono molto bene i bassi, però come vedete è tutto in diretta. Alziamo gli alti. Io l'equalizzatore lo terrei così, quindi tornerai indietro. E in teoria per tutti gli equalizzatori e per tutti e due i Google Home
l'equalizzatore è così. Bene ragazzi, io per questo video è tutto. E sì, no ragazzi, ho messo in pausa io adesso. Allora, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su e arriviamo a 40 like per vedere il Google Home il Google Home con la Chromecast o comunque altri dispositivi. Scrivetemi qua sotto in descrizione cosa volete vedere di Google Home, che accessori magari prendergli. E bella a tutti ragazzi.